è uno dei formaggi più antichi, conosciuti, apprezzati e per questo anche più imitati. Già 2000 anni fa Virgilio, Plinio il Vecchio e altri autori latini parlavano diffusamente nei loro scritti di pecorino romano, descrivendo lavorazione e utilizzo del tutto simili a quelli attuali. Sono stati i laziali nell'Ottocento a portare le tecniche di lavorazione in Sardegna. L'isola si è rivelata zona di produzione ideale per esaltare le caratteristiche del prodotto e attualmente il romano DOP è fatto quasi integralmente nella nostra regione, solo una piccola parte nel Lazio e in Toscana, nelle campagne vicino a Grosseto. La qualità in servita ci porta oggi a Macomer, in questo stabilimento nella zona industriale di Tossilo si produce il vero pecorino romano e siamo in compagnia di Lorenzo Sanna, il direttore dello stabilimento, ben trovato. Come si produce il vero pecorino romano? Il vero pecorino romano si produce utilizzando latte proveniente dai territori della Sardegna, del Lazio e della Bassa Toscana e utilizzando il caglio proveniente dagli agnelli allevati nelle mezzine di mezzone. La fase di produzione prevede il ricevimento del latte, la sua pulizia, filtrazione, a parte i controlli sanitari, il preriscaldamento e la termizzazione. Il latte per il pecorino romano non può essere pastorizzato, ma è solo termizzato. Una temperatura massima di 68 gradi per 15 secondi. La fase di cagliatura, quanto dura, come avviene esattamente? Si mette il caglio, dopo pochi minuti dopo è pronto? Pochi minuti, sì, certo, dopo 3-4 minuti c'è la fase di presa e la successiva rottura del coagulo. La fase di cottura a temperatura massima di 45 gradi e poi il successivo scarico nel portionatore. Viene fatta una pressatura che orientativamente va dai 15 ai 20 minuti. Successivamente questo blocco di cagliati viene sezionato in tanti piccoli blocchi e vengono fatte le forme di pecorino. Pecorino romano ha un peso alla vendita che va dai 20 kg a un peso massimo di 35. Chiaramente nel momento della produzione avremo 3-4 kg in più che questi chili perde durante la fase di salagione e stagionatura. La salatura, noi la utilizziamo solo la salatura a secco, quindi mettiamo il sale all'interno sulla crosta del formaggio. Altri utilizzano anche la salagione umida, quindi l'immersione del formaggio nella salina e poi una successiva fase di salagione a secco. Il disciplinare di produzione prevede entrambe? Il disciplinare di produzione prevede tutte queste fasi, sia la salagione umida che la salagione a secco. Dopo il periodo di salagione, il formaggio, raggiunti i parametri di umidità, viene messo sotto vuoto. Il formaggio continua comunque a maturare, il formaggio matura ai 5 mesi si sente un formaggio molto dolce, durante la fase stagionata il formaggio continua a maturare internamente al sacco e prende quel piccantino caratteristico del pecorino romano. Perché ricordiamo il pecorino romano DOP ha due tipi di stagionatura, quello da grattugia e quello da tavolo. Esatto, il disciplinare prevede questo. Diamo questa importante informazione, come si riconosce il vero pecorino romano, dato che è uno dei formaggi più imitati al mondo? Allora, il pecorino romano alle 24 ore dalla produzione, generalmente 24 ore dalla produzione, viene messa una matrice marchiante che riporta il logo del consorzio con le scritte pecorino romano e poi c'è un casello di identificativo dove c'è una lettera che identifica la campagna casearia che va da ottobre fino a luglio. Un numero che identifica il mese di produzione e poi sotto c'è il casello di produzione dove c'è la provincia e il numero del caseificio. Quindi bisogna stare assolutamente attenti quando si compra del pecorino romano a vedere che nella buccia sostanzialmente, esatto, nella scorta ci siano queste indicazioni e solo in questo modo possiamo essere sicuri che qualità del prodotto sia veramente garantita. Esatto, bisogna vedere nella crosta la scritta pecorino romano e si trova su ogni spicolo spicchio del formaggio. Bene, grazie, buon lavoro. Il formaggio più antico ha anche il primo consorzio di tutela del marchio DOP. Siamo insieme a Gianni Maoddi, presidente del consorzio del pecorino romano DOP, un consorzio nato nel 1979, riconosciuto nell'81, insomma una lunga storia a difesa della qualità di questo fantastico prodotto. Assolutamente. Nel 1979 diverse aziende decisero di costituire spontaneamente questo consorzio. Negli anni, fino ad arrivare al 1986, siamo riusciti a raggruppare l'intera totalità della produzione. Oggi all'interno del consorzio praticamente il 96% della produzione è appunto effettuata da produttori soci. Questo è molto importante perché ovviamente essendo il produttore un socio riesce a sentire meglio quelle che sono le esigenze del consorzio e della tutela del marchio. Oggi pecorino romano viene prodotto ovviamente sia in Sardegna che nel Lazio e nella provincia di Grosseto.
la Sardegna fa la parte da leone, ovviamente, perché produce il 96% della produzione. E diciamo che la produzione terminata nel 2011 si è attestata sul valore di 245.000 quintali. La maggior parte del pecorino romano viene venduto nel mercato del Nord America, all'incirca il 50% della produzione. Dovremmo attestare, diciamo, le vendite del 2011 intorno ai 120-125.000 quintali. I restanti 125.000 quintali, 120.000 quintali, praticamente vengono esitati tra il mercato nazionale e il mercato europeo. Io credo molto che il mercato nazionale e il mercato europeo possano crescere. È un prodotto, il pecorino romano DOP, sempre molto apprezzato e per questo non a caso anche fra i più imitati al mondo. E voi avete scoperto da poco, insomma, avete avuto la riprova da poco in una missione negli Stati Uniti. Assolutamente, siamo appena rientrati da una fiera negli Stati Uniti, una fiera molto importante, e purtroppo non è che l'abbiamo scoperto oggi, abbiamo avuto una nuova conferma, un'ulteriore conferma che questo prodotto è comunque sia tra i più imitati. Questo ovviamente non ci aiuta. Secondo un recente studio fatto negli Stati Uniti, fatto 100 il richiamo del nome del pecorino romano, abbiamo stabilito che il 90% praticamente si tratta di imitazioni. Ovviamente questo comporta delle perdite rilevanti, perché ovviamente abbiamo visto in questi anni la contrazione anche dei consumi per quanto riguarda il mercato americano. È vero che sicuramente i gusti sono cambiati, però è vero anche che molte quantità sono state sostituite da altri prodotti che richiamano lo stesso nome. Questo è possibile perché se la normativa europea, grazie ai marchi di denominazione di origine protetta, garantisce particolarmente il consumatore, invece al di fuori dell'Europa le cose sono diverse. Sì, purtroppo al di fuori della comunità europea non abbiamo questa tutela e quindi dobbiamo fare delle battaglie spesso che non possiamo permetterci. Una battaglia non solo per un prodotto ma per una buona parte dell'economia agropastorale della Sardegna. Assolutamente, oggi in Sardegna il 50% del latte di pecora viene trasformato a pecorino romano. È vero che sicuramente in questi anni le cose non sono andate benissimo, però è vero anche che se oggi in Sardegna c'è un patrimonio zootecnico tale, questo lo dobbiamo sicuramente anche al pecorino romano. Quindi ben venga la diversificazione, ben vengano i nuovi prodotti, ben vengano gli altri pecorini, però ovviamente tutto deve passare sotto il pecorino romano e tutto deve essere valorizzato per far sì che il pecorino romano rimanga e che comunque si affermi sempre di più nel mercato. Grazie anche a Gianni Maoddi, il presidente del Consorzio di Tutela del Pecorino Romano. Buon lavoro. Grazie. Rappresenta in maniera così forte la nostra tradizione che i turisti in vacanza in Sardegna lo comprano come souvenir. È certamente il prodotto sardo ambasciatore dell'isola nel mondo. Parliamo di pecorino sardo DOP. E ci troviamo a Budusò in compagnia del presidente del consorzio del pecorino sardo DOP, Nino Mura, ben trovato. Parliamo del consorzio, un organismo importante per la tutela di questo prodotto. Come nasce questa avventura e come si sta sviluppando? Ecco, l'avventura del consorzio del pecorino sardo DOP è nata nel 1996 a cura di 26 caseifici della Sardegna che si erano proposti di cercare di valorizzare al massimo il prodotto, questo formaggio prodotto in Sardegna, che prima praticamente era prodotto in tutto il territorio regionale, però non aveva una precisa identificazione. Per cui in quell'anno abbiamo preso questa iniziativa di costituire il consorzio, che ha ottenuto poi nel 2002 l'autorizzazione ministeriale per il riconoscimento ufficiale del consorzio per la sua tutela e anche ottenendo la certificazione, ottenendo quindi la vigilanza su questo prodotto. Immediatamente abbiamo provveduto ad identificare il formaggio con la posizione di questa etichetta, dove nella corona circolare è riportato pecorino sardo DOP con determinati centimetri, eccetera, eccetera, e all'interno è
riportata l'azienda produttrice, in modo che si possa dare al consumatore una certificazione di garanzia, quindi di qualità produttiva, sia sotto l'aspetto aziendale che sotto l'aspetto certificazione data dal consorzio di tutela. Il consorzio di tutela provvede oltretutto a dotare ogni e qualsiasi forma di formaggio di un bollino numerato. Abbiamo riprodotto qui in grande, naturalmente nella forma sarà piccola. Quindi che identifica ogni e qualsiasi forma di formaggio. Questo è il bollino relativo al formaggio maturo, pecorino sardo maturo, mentre il pecorino sardo dolce ha forma diversa la forma e riproduce sempre lo stesso concetto di corona circolare e l'azienda produttrice che viene riportata al centro, in modo che ci sia, ripeto, questa garanzia che viene data al consumatore sotto due aspetti, sia dell'azienda che si prende la responsabilità produttiva di qualità sotto ogni aspetto e quindi aiutato dalla certificazione del consorzio che, dotato di un disciplinare di produzione, ne certifica in tutto e per tutto per opera di un ente terzo che sovrintende al controllo della qualità seguendo un piano di controllo rigido, quindi ne certifica tutta la filiera di produzione partendo dalla produzione della materia prima, cioè dal fornitore del latte e dal pastore, fino alla fase di lavorazione che avviene nell'ambito del caseificio, all'interno del caseificio. E questo è uno dei motivi, uno degli elementi ispiratori dell'azione del consorzio, quello di evidenziare la qualità produttiva sotto ogni aspetto, in modo che il consumatore non abbia mai a trovare sorprese quando acquista questo nostro formaggio. Speriamo di poter diffondere sempre di più, non solo in Sardegna, ma nel territorio nazionale. Il nostro mercato di riferimento deve essere il territorio nazionale per riuscire a far sì che questo formaggio venga comprato da tutti e che sia presente in tutte le tavole degli italiani. Bene, allora grazie, buon lavoro anche a dottor Mura, arrivederla, e noi proseguiamo con un po' di pubblicità. Insomma, due prodotti, il pecorino romano DOP e il pecorino sardo DOP, che hanno certamente delle similitudini ma anche tante differenze. Con Massimiliano Venusti, che saluto, di Laore Sardegna, ben trovato. Parliamo proprio di queste differenze con qualche informazione sulla differenza nel metodo di lavorazione fra i due prodotti. Arrivano praticamente dopo due tecnologie differenti, due modi di fare differenti. Sul pecorino romano abbiamo praticamente l'utilizzo di un trattamento termico abbastanza blando, che poi l'utilizzo di un innesto, che è una scotta innesto, un siero innesto, l'utilizzo in particolar modo di un caglio in pasta d'agnello, che poi darà al prodotto finito la piccantezza che non riscontriamo così spinta nel pecorino sardo, nella tipologia dolce, neanche nella tipologia maturo. Il pecorino sardo invece praticamente si fa col caglio di vitello, quindi praticamente un altro tipo di prodotto, un altro tipo praticamente di caglio, che non dà quelle caratteristiche di piccantezza e particolare sapidità al prodotto, che ne acquisirà delle altre durante praticamente il periodo di stagionatura. Altre differenze importanti nella tecnologia sono nel modo di rompere il coagulo. Si arriva praticamente a chicchi di grano nel pecorino romano, ci si ferma alla grandezza di una nocciola nel pecorino sardo dolce, mentre si arriva al granulo di mais per il pecorino sardo maturo. Queste tecnologie poi comporteranno un diverso tenore di umidità, un diverso contenuto di acqua del prodotto. Quindi noi andiamo proprio verso prodotti completamente diversi dal punto di vista delle caratteristiche. Il pecorino sardo ha due tipologie, che sono il dolce e il maturo, che poi praticamente queste cose vengono evidenziate ulteriormente nell'etichetta della produzione, con un bollino verde con la dicitura dolce per il pecorino sardo dolce e un bollino blu
con la dicitura maturo per il pecorino sardo maturo. Dal punto di vista tecnologico si va verso un prodotto più umido, quindi più morbido, più mantecato, con una pasta, diciamo così, più dolce, nel caso del pecorino sardo dolce, mentre il pecorino sardo maturo vogliamo un prodotto che deve stagionare di più, oltre i 60 giorni, e quindi abbiamo necessità di un prodotto più asciutto, che regga, diciamo così, la stagionatura e che quindi possa sopportare una stagionatura oltre i 60 giorni e acquisire, perché intende, le altre caratteristiche sensoriali. Alle nostre spalle, qui nello stabilimento della Sada Formaggi di Budusò, stanno producendo il pecorino sardo. E invece il pecorino romano come si presenta da questo punto di vista? Il pecorino romano è un formaggio, io dico, forte, anche se negli ultimi anni è stato ingentilito. È un formaggio sicuramente sapido, piccante e che ha certamente, praticamente, un tenore di sale che è importante e si sente. È un formaggio praticamente salato, è un formaggio praticamente che è giustamente al giusto grado di sale, che siamo intorno al 4-5%, che dà a quel prodotto le sue caratteristiche di peculiarità, perché i formaggi, come tutti sanno, non sono tutti uguali, pur partendo dalla stessa materia prima di base. E il pecorino romano, il pecorino sardo, dolce e maturo, ce ne danno l'evidenza assoluta di questo. Bene, grazie anche a Massimiliano Venusti, buon lavoro, arrivederci. Noi proseguiamo nella scoperta di questi due formaggi. La qualità e servita ci porta nelle campagne di Borore, qui alcuni dei pascoli dove viene prodotto il latte, utilizzato poi per produrre il pecorino romano DOP e il pecorino sardo DOP. Incontriamo Loredana Melis dell'assessorato regionale dell'agricoltura, ben trovata. Due prodotti antichi, due DOP, un percorso per raggiungerle. Ecco, raccontiamo questo percorso che ha portato al riconoscimento dei marchi DOP per il pecorino romano e per il pecorino sardo. Dunque sì, le DOP del pecorino romano e del pecorino sardo sono state riconosciute nel 1996 dalla Commissione Europea tramite una procedura cosiddetta agevolata. Agevolata perché è diversa da quelle che poi sono state seguite per l'agnello, per l'olio, per lo zafferano, molto più laboriose e lunghe. Questo perché questi due prodotti godevano già di una denominazione di origine riconosciuta a livello nazionale. Si era già appurato che la qualità di queste due produzioni dipendeva strettamente dall'ambiente geografico di riferimento. Ambiente inteso in senso molto ampio, però non solamente come condizioni del territorio, del suolo, condizioni climatiche, ma anche come soprattutto fattore umano, cioè come le tradizioni produttive che si sono appunto tramandate nel corso del tempo. Quindi, cosa è successo? La Commissione Europea, nel momento in cui ha deciso di mettere un po' di ordine nella materia appunto della tutela dei marchi, in quanto ogni Stato europeo aveva la sua normativa diversa da quella di tutti gli altri, non ha fatto altro che recepire in modo automatico le denominazioni già riconosciute a livello appunto nazionale. Però cosa è cambiato? È cambiato che la tutela è passata da una dimensione nazionale a una dimensione appunto europea. È sicuramente un valore aggiunto per i produttori, anche se comporta un costo, che è il costo appunto di certificazione, perché ovviamente i produttori si devono sottoporre a un controllo, cioè l'origine deve essere garantita e la garanzia appunto si assicura tramite appunto una procedura di controllo che è molto rigida. Che viene fatta una fase in autocontrollo dalla stessa azienda e una fase invece da un organismo terzo, che in questo caso specifico... In questo caso specifico i produttori raggruppati in consorzi di tutela hanno scelto appunto un istituto chiamato Istituto del Nord-Est della Qualità, che è un istituto appunto privato e che porta avanti il processo di certificazione dei nostri produttori. Sono appunto due prodotti antichissimi, soprattutto il pecorino romano è uno dei formaggi più antichi d'Italia, infatti la sua denominazione dipende dal fatto che è nato proprio durante il periodo dell'Impero Romano. Il pecorino sardo ha delle origini un po' più recenti perché appunto le prime testimonianze storiche risalgono al 1700. È un formaggio in cui appunto i sardi sicuramente si riconoscono di più, che è più rappresentativo del settore caseario sardo e ha un potenziale appunto molto molto forte che probabilmente adesso non viene sfruttato appieno. Due prodotti antichi, abbiamo detto, di antichissima tradizione, però che devono essere accompagnati anche verso un futuro prossimo, e la regione in questo senso ha un ruolo fondamentale.
Sia ha avuto un ruolo fondamentale perché ha posto in essere appunto delle azioni di supporto e di sostegno dei produttori che hanno sposato questo percorso, sia attraverso appunto delle linee di finanziamento ad hoc. Ma oltre a queste azioni di tipo finanziario, strettamente finanziario, la Regione ha posto in essere anche azioni di affiancamento in questi anni, perché la base della DOP è un accordo molto forte che ci deve essere fra i produttori e non sempre questo accordo riesce appunto a mantenersi saldo nel tempo, quindi mi ricordo per esempio la questione laziale che ha interessato il pecorino romano qualche anno fa, che si è risolta fortunatamente in modo positivo, ma c'è stato un momento in cui la Regione si è dovuta schierare con i produttori sardi contro quelli laziali, anche contro il Ministero, che volevano appunto utilizzare esclusivamente un tipo di cappatura. Si chiama cappatura nera, la scorza scura del pecorino romano, per la quale il pecorino romano è conosciuto nel mercato. Quindi riservare ai produttori laziali questo tipo di involucro, diciamo che avrebbe creato dei danni ingenti ai produttori sardi. E qui infatti la Regione ha dovuto appunto battersi per appunto il bene della propria produzione, anche dei propri prodotti. Bene, ringraziamo anche Loredana Meris, buon lavoro. E noi parliamo di ricerca scientifica e diversificazione. Abbiamo parlato di formaggi dall'antica tradizione, tradizione che però non basta a soddisfare un mercato sempre più esigente, bisogna fare anche ricerca, diversificazione. A questo ci pensa Agris Sardegna e siamo con Antonio Pirisi di Agris Sardegna, l'Agenzia Regionale per la Ricerca in Agricoltura. Ricerca, diversificazione, il perché di questa esigenza e come viene fatta questa diversificazione. Esatto, la diversificazione è una delle parole chiave che oramai da tanti anni è presente nel comparto ovicaprino sardo. L'esigenza è quella di destinare una parte della produzione di latte, ovino o caprino, in prodotti in qualche modo diversi rispetto alle produzioni tradizionali. Questo è molto importante perché questi nuovi prodotti dovrebbero avere come finalità quella di assecondare i gusti dei consumatori che sono, come sappiamo, sempre in continua evoluzione. Molto importanti sono anche i nuovi prodotti cosiddetti funzionali o i prodotti dietetici. Questi prodotti sono dei prodotti freschi che possono avere degli ingredienti la cui aggiunta dà una connotazione funzionale al prodotto. Intendo come funzionale un prodotto che dà un certo benessere a livello salutistico. È un prodotto ad elevato contenuto tecnologico ed è un prodotto che comunque nel lancio del mercato avrebbe bisogno di un supporto a livello di marketing e commerciale notevole. Però abbiamo messo a punto tanti altri prodotti che sono molto più vicini ai prodotti tradizionali, come intendiamo noi formaggi, che possono essere sicuramente prodotti nelle aziende. Proprio in questi giorni, è iniziato un programma in tal senso, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, dall'Assessorato all'Agricoltura, in cui sono coinvolte diverse aziende, sia dei caseifici industriali, sia dei mini caseifici, e che hanno come fine ultimo quello della diversificazione. Molto interesse suscitano alcuni prodotti che sono tipicamente un prodotto da latte ovino che è ricco in muffe, quindi all'interno muffe un po', se vogliamo, assimilarlo al gorgonzola, ed è un prodotto molto interessante da questo punto di vista, a cui molte aziende sono interessate. Un altro prodotto per esempio è un formaggio a pasta cotta a lunga stagionatura, sempre da latte ovino, che è un prodotto che sta suscitando notevole interesse. Quindi Agris Sardegna studia queste nuove formule che possono incontrare i gusti dei consumatori. Adesso le aziende stanno iniziando a produrre e a vendere questi prodotti. A che punto siamo di questa fase? Sì, essendo delle prove iniziali in cui praticamente i nostri tecnici vanno direttamente in caseificio per trasferire la tecnologia di interesse dell'azienda, si è partiti con delle piccole produzioni. Al momento attuale non c'è la commercializzazione di questi prodotti in un mercato più ampio, però chiaramente a breve e con il coinvolgimento di aziende private di una certa dimensione dotate di una rete commerciale adeguata,
io spero, speriamo tutti, che questi prodotti possano avere un mercato molto più ampio. Bene, in attesa di scoprire questi nuovi prodotti, concludiamo anche questa puntata della Qualità è Servita. Ringrazio anche Antonio Pirisi di Agrise Sardegna. L'appuntamento è come sempre per sabato prossimo alle 21, in replica il martedì alle 15. Arrivederci.